Meno 3. Meno 3. Io ragazzi, fino all'80esimo ho visto i fantasmi oggi. Io stavo per prendere tutto e buttare di sotto. Poi forse è successo quello che ci meritavamo che succedesse. Abbiamo vinto la partita. Nonostante una grande sofferenza, nonostante il non mollare mai, soprattutto di certi elementi in campo, e soprattutto il non mollare mai di quegli 80.000 a San Siro. Quel non mollare mai è quello più importante. E già da tifoso ospite all'Olimpico, domenica scorsa l'ho notato e oggi lo posso ulteriormente riconfermare. Terracciano, stile Dimitrieschi con Berardi. Stessa dinamica, sbaglia un rinvio palese. Solo che Berardi bastava che tirasse, Leao ha deciso di fare il gioco a Bonito e poi ha infilato Terracciano spiazzandolo col tiro. In quel momento ho sentito proprio il cuore che si liberava. E a quel punto ho capito che quella partita questa volta la vincevamo. E quando arrivi in fondo alla stagione, quello che dico sempre, poi faccio analisi della partita, perché lo sapete che non manca mai. Quando arrivi in fondo alla stagione ti rendi conto dei punti che hai perso durante l'anno. Li abbiamo persi noi, come li ha persi il Napoli, come li ha persi l'Inter, come li ha persi la Juve. Sto scalando tutta la classifica. Però ti rendi conto che con uno sforzo in più, ed è quello sforzo in più che ha fatto domenica a Roma, ed è quello sforzo in più che ha fatto oggi, ti sarebbe bastato farlo in altre occasioni. E a questo punto magari vivevi sogni più tranquilli. Lo sforzo che hai fatto oggi, che hai fatto domenica, lo potevi fare con la Salernitana, lo potevi fare con l'Udinese e non l'hai fatto. Potevi fare col Torino, col Bologna e non l'hai fatto. Non nomino lo Spezia perché l'avevamo fatto, poi sapete quello che è successo. Quindi cioè, c'è più carattere. Forse adesso i giocatori hanno una testa più occupata, hanno una testa più concentrata, sanno che devono vincere e a volte non importa come. E secondo me questo riporta molte volte a fare scelte sbagliate sotto porta, scelte troppo frettolose. Teo che ha fatto 5-6 fuorigiochi oggi e quindi a volte purtroppo comporta, ripeto, scelte senza senso da parte dei giocatori. Mentre invece se giochi più a mente rilassata, arrivi a concretizzare un pochino di più. Però soprattutto in un momento particolare della stagione come questo, molto particolare, conta vincere e oggi, come domenica scorsa, lo abbiamo fatto. Quindi non posso veramente contestare niente. Arriviamo all'analisi della partita. Noi abbiamo sempre un momento della partita dove non ci capiamo un cazzo. E oggi, come domenica scorsa, lo sono stati i primi 5, neanche 10 minuti, i primi 5, 7, 8 minuti, dove la settimana scorsa abbiamo preso gol, oggi invece l'abbiamo scampata di poco, con quel sinistro di Igor che è uscito veramente di poco. Dopodiché io posso dire un dominio assoluto, cioè mi spara qualcuno se dico dominio assoluto. Dopodiché è stata colpa nostra nel non saperci portare in vantaggio. Lasciando stare il gol di Teo, che irregolare a manetta andava annullato, e il gol che ha sbagliato Giroud davanti al portiere è neanche da matita rossa, ma da matita nera. Quelli sono gli errori che io proprio non concepisco da uno che ha la maglia numero 9. Nonostante Giroud abbia fatto pochi gol, ma pesantissimi quest'anno, e gli devo rendere atto, da quello con Napoli, a due con l'Inter, a quello con la Lazio domenica scorsa. Quindi non posso a questo punto della stagione contestare Giroud, però un errore così, nel senno di poi, lo perdoniamo. Ma se la partita fosse finita diversamente, e quell'errore al 20esimo del primo tempo, dove la puoi intanto sbloccare, avrebbe pesato abbastanza. Errore simile che fa Leao a tipo il terzo quarto del secondo tempo, quando arriva una palla, sempre da Giroud, Terracciano fuori gioco completamente e calcio in tribuna. Sono errori che a volte non mi capacito, sono errori che ripeto sempre, che quando poi tu vai a affrontare una grande squadra, parlo soprattutto in ottica del prossimo anno, che ormai giochiamo in Champions League, e posso dirlo,
Se hai delle partite dove le occasioni chiare da gol che ti capitano si contano sulle dita di una mano mozzata e fai questi errori, è difficile che tu poi possa andare avanti. Però questi sono discorsi che poi appartengono a quello che verrà il prossimo anno, quindi pensiamo al presente. La partita mi è piaciuta molto di Leao alla fine, anche se fino al gol è stato più un lavoro, tolto l'errore sotto porta da dietro, è stato un pochino più generoso e questo lo apprezzo moltissimo da lui perché è stata una rarità vedere Leao generoso quest'anno. Mi è piaciuta a tratti la prestazione di Tonali. Tonali mi è piaciuto più difensivamente che offensivamente oggi, a differenza di quello che si è visto ultimamente. Mi è piaciuto Kalulu e Tomori. Tomori ha fatto un salvataggio alla fine pazzesco. E oggi, alla fine, nonostante gli errori, nonostante 10 fuorigiochi personali, devo dire che Theo è tra i migliori in campo. E finalmente posso dirlo: dopo alcune sbandate che ha avuto, Theo oggi ha fatto una grande partita. Gli errori che ha fatto sono sotto porta, ma difensivamente, anche quando si è preso Gonzalez a 2000 all'ora, chi era Amrabat, non mi ricordo, come un treno l'ha ripreso. Grande, grande lavoro di sacrificio di Hernandez. Oggi, se non fosse stato per il gol di Leao o per la parata di Maignan, che ci devo arrivare a lui, l'avrei considerato, forse anche per il salvataggio di Tomori, assolutamente il migliore. Arriviamo a Tomori. Arriviamo a Tomori, che lui è l'ombra. Cioè, se per chi gioca a FIFA, la carta ombra è per lui. Veloce, attento, difesa, tutto quanto, ma non vi sto raccontando delle novità su Tomori, cioè non viene scoperto oggi. Fa un salvataggio al 75esimo, intorno a quel minuto lì, che a noi ci pare normale perché l'abbiamo visto fare 1000 volte, ma fa una lettura su Saponara, su quel cross basso di Di Bonaventura, che io sfiderei chiunque a farla. Quindi grande partita anche di Tomori. Kalulu che fa qualche svista in ambito offensivo, ma anche lui difensivamente te ne botta. Stesso discorso per Calabria, anche se a differenza di Theo gli sfuggono un pochino di più dalla sua parte, ma comunque contiene il quanto, che sì, ha avuto 10 minuti di brillantezza, ma anche lì purtroppo sappiamo che lui è uno che a questo punto della stagione, fucilatemi, se vinciamo qualcosa sono contento anche per lui, ma è uno che gioca per timbrare palesemente il cartellino. Infatti entra Bennacer, che non ha niente a che fare col gol Bennacer. Ma guardate caso, la partita viene vinta quando entra Bennacer al suo posto. Casualità vuole che va così. Per quanto riguarda Messias, non merita veramente che io esprima parola, e a me dispiace per quel ragazzo. Io gli voglio bene a Messias perché capisco la strada che si è fatto per arrivare a vestire una maglia così importante, il grande culo che ha avuto, per carità. Però non è quello che serve a Milan lì sulla destra. Messias giocasse nella Fiorentina, oggi sarebbe stato un qualcosa da dover contenere con molta attenzione. Però lì sulla destra, da mesi che lo dico, Selemakers e Messias, c'è cioè il cambio Messias Selemakers, l'ha capito anche Pioli finalmente dopo 35 partite stagionali, che non dà niente e non toglie niente. Messias ha avuto quel mese e mezzo, da dicembre, quindi dal gol con l'Atletico Madrid, fino a metà gennaio al gol con la Roma, in cui, anzi, al gol con lo Spezia, perché quello è un gol buono, dove Messias, credevamo di avere Messi, appunto, e poi dopo, da lì a poco, dalla partita con la Juve in poi, che è stata una delle sue partite peggiori di questa stagione, è praticamente crollato. E quindi non tolgo e non danno Selemakers il Messias, mi dispiace. Altro veramente in ombra che sbaglia di tutto e di più, ha quattro palloni tra le tre piedi, ne sbaglia cinque, è Brahim Diaz. A me dispiace, purtroppo quando bisogna tirare le orecchie a qualcuno noi le tiriamo, e oggi vanno tirate a Brahim Diaz. Lui troppo frettoloso, lui a volte quando deve darvi la palla aspetta. Quando deve aspettare da via, proprio c'ha l'impostazione al contrario, cioè c'è un disco che invece di girare così, gira così. E mi dispiace perché la squadra va sostenuta, però bisogna fare certe osservazioni a volte che tu non puoi non fare. E alcune osservazioni sono che sì, ormai
giocasse appena si era al suo posto sarei più contento, e l'altra che è il trequartista e l'esterno destro, lo sappiamo tutti, ne parlavo anche con i tifosi rossoneri all'Olimpico domenica scorsa, c'è da metterci mano. Io sono contento che dovrebbe, da quel che si legge, arrivare Botman, dovrebbe, quindi ci metto tenta condizionale davanti, però lì serve un investimentino. Dovrebbe arrivare anche Adli, ma anche lui viene dal campionato francese, che ne sai, magari uno come Leao ci mette 2 anni per cominciare a ingranare. E a questo punto, se fai una stagione così, ci sono alcuni giocatori che puoi aspettare, ma altri che non li puoi più aspettare. Quindi questa è la mia analisi di oggi. E ne approfitto in coda a questo video per parlare di tutt'altro, e non sono cazzi miei, come di solito faccio, però io voglio ringraziare intanto tutta la curva sud che era l'Olimpico domenica scorsa, e siete stati calorosissimi. Non che la gente mi abbia riconosciuto o che mi abbia chiesto qualcosa, però insomma l'ambiente che si è creato durante la partita è stato unico. E più che altro ci tengo a ringraziare tutta la gente sotto la live action di Lazio Milan, che io ho filmato la partita e l'ho montata così alla meglio peggio, e mi sono trovato il giorno dopo con 140.000 views, che per il mio canale, guardate qua sotto il numero di iscritti, è un numero molto molto grosso. Quindi ne voglio approfittare di questo piccolo spazio che mi ritaglio per farvi un grande, grande, grande ringraziamento, ragazzi. E vi invito a restare connessi su questo canale. I miei contenuti sono questi. Arrivano i gameplay durante la settimana, perché il mio canale era alternato per quello. Quindi FIFA, GTA, alcune cose retro, per poi dedicarci al Milan nel fine settimana. Ovviamente durante l'estate ci dedicheremo ovviamente ai gameplay. Voglio ringraziare tutti i più o meno 1.000 iscritti che ho fatto grazie a quel video, tutti i 150.000 views, tutti i 2.000-3.000 like che ho ricevuto. Ringrazio anche 100 dislike, perché ovviamente sono costruttivi, credo. Ringrazio tutti i commenti di tutti quelli che hanno deciso di lasciare la loro opinione sotto il video, e soprattutto quelli che mi hanno ringraziato perché il mio video gli ha trasmesso molto, quindi con estrema umiltà vi ringrazio di quello. Per quanto riguarda Milan-Fiorentina, invece, questa è stata la mia analisi. Vi lascio domani, massimo dopodomani, la live reaction. Ovviamente non è da San Siro, però è da casa, come di solito le facciamo. E la volta che sono andato allo stadio è andata così. Quindi, come sempre, la live reaction da casa uscirà domani, massimo dopodomani, come vi ho detto. Io vi ringrazio. Ci vediamo con la live reaction e ci vediamo domani con GTA 4, per chi fosse interessato anche alla parte B dei miei contenuti. Grazie ragazzi, forza Milan sempre, sempre, sempre. Interista vaffanculo.